Benvenuti sul mio canale. Oggi vedremo in anteprima quanto sarà recensito nei prossimi video. Pertanto, se avete richieste particolari su questi oggetti, non esitate a lasciare dei commenti. E per essere avvisati dell'uscita dei video, non dimenticate di iscrivervi e cliccare sul campanellino per le notifiche. Finalmente, dopo tanta attesa, avremo la possibilità di vedere il nuovo Emax Baby Hawk R Razer Edition. Si tratta di un modello da 112 mm con motori 11.06 utilizzabile con 3 e 4S. Poi abbiamo l'HB64, è un modello stile Tiny Whoop ma con motori brushless. I motori sono dei D0603 a 16.000 giri e le dimensioni sono 64 mm. Pertanto possiamo paragonarlo al classico Tiny Whoop, anche perché questo usa batterie da una cella. La scheda di controllo è una F3, pertanto piena possibilità di configurarlo con Betafly. Finalmente ho la possibilità di provare gli iChin EV100. Sono la prima alternativa economica ai visori, perché allo stesso prezzo di un visore abbiamo la possibilità di indossare degli occhiali che sono sicuramente più comodi. Tra le caratteristiche interessanti c'è la presenza di una ventola, una risoluzione di 720x540, doppia antenna che non è sicuramente di tipo diversity, uscita video che ci dà la possibilità di utilizzare un DVR esterno, ed infine due caratteristiche importanti che sono la possibilità di regolare la distanza tra le pupille e di correggere le diottrie. Altro oggetto che ero davvero curioso di provare è il visore iChin VR011. Cosa di particolare? Questo visore ha la particolarità che ci permette di utilizzarlo anche come semplice monitor esterno collegato, attaccato magari ad un cavalletto. Anche questo è dotato di doppia antenna, non dovrebbe essere un vero sistema diversity. Abbiamo anche l'uscita video che ci permette di collegarlo ad un DVR che è incluso nella versione DVR, appunto. Altre caratteristiche importanti sono le dimensioni generose che consentono di utilizzarlo anche con occhiali e la sua risoluzione di 800x480. Finiamo la nostra carrellata con la trasmittente video iChin TX5258. Ha la classica forma di micro trasmittente. Tra le caratteristiche importanti da citare abbiamo la potenza di uscita switchabile tra 0 e 800 mW, il che ci consentirà di allontanarci un pochino, e la funzionalità di smart audio che ci permette di configurare tutti i parametri della trasmittente direttamente attraverso la radio o l'OSD
del nostro flight controller. In ogni caso è dotata comunque di pulsante e display per configurarla direttamente sul modello. Grazie per la visione e se avete richieste particolari o volete che venga recensito qualcuno di questi prima di altri, non esitate a lasciare i vostri commenti.